Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su Nerdy, la rubrica sulla cultura nerd. Oggi vi porto un video diverso. In tanti mi avete chiesto se leggo solo manga, se leggo anche altri fumetti, comics, eccetera. Allora mi è venuta un'idea. Nel raccontarvi il mio percorso, che per tanti anni è stato esclusivamente quello di lettore di manga, vi spiegherò come mi sono approcciato al mondo dei comics. Immagino che la cosa possa aiutare magari anche qualcuno di voi che ha l'idea di ampliare i suoi orizzonti sul fumetto. Non ho ancora una collezione così ampia da farvi un video collezione sui comics, e molte cose che ho acquistato devo ancora leggerle, tra l'altro. Ma magari le ho acquistate perché ho trovato occasioni, perché c'erano sconti, alcune me le hanno regalate dalla wishlist. Però ho provato ad approcciare il mondo dei comics in diversi modi e sicuramente posso raccontarvi come sono entrato in questo mondo da lettore che fino a pochi anni fa era 100% manga. Prometto che da ragazzino un timido approccio c'era già stato. Mi ero letto alcune storie degli X-Men, i comics dei Simpson, e mi ero comprato qualche spillato, un po' a caso. Forse anche per questo, per il fatto che avevo approcciato questo mondo da solo e senza che nessuno mi desse una mano, ho abbandonato molto presto. E mi sono dedicato ai manga, che arrivavano belli, numerati, quindi ti compravi tranquillamente dall'1 all'X ed eri a posto. Però poi, per entrare nel mondo dei comics, ho provato 4 approcci diversi che hanno dato tutti quanti risultati molto interessanti e mi hanno fatto fare delle gran belle letture. Partiamo dal primo approccio, che è stato assolutamente molto proficuo, perché è l'approccio che mi ha fatto scoprire uno di quelli che al momento è tra i miei autori comics preferiti in assoluto, ovvero trovare autori affini al mondo del manga. Ho iniziato quindi provando un ibrido pluripremiato molto interessante, che è I Kill Giants, sceneggiato dall'autore di comics Joe Kelly, disegnato da Ken Nimura, disegnatore ispanico-giapponese, che strizza decisamente l'occhio al manga. Bella storia di una ragazzina caparbia, ma estremamente fragile, che si trova a dover salvare il mondo, ma il tutto nasconderà qualcosa di ben più profondo. Sempre con questo approccio ho scoperto un autore pazzesco, proprio come vi dicevo, uno dei miei autori preferiti, ovvero Daniel Warren Johnson. Un autore che spesso prende ispirazione dal manga, e ne legge anche tanti di manga. Se andate sul suo Instagram vedrete che spesso anche posta gli manga che acquista o le cose a cui si ispira. Mi sono innamorato di questo autore leggendo Murder Falcon. Per me è un fumetto pazzesco. Tra l'altro me l'ha regalato il buon Popix dalla wishlist, questo. Fumetto di un eroe tutto in salsa heavy metal. Una storia che fonde la passione per la musica e tanto disagio interiore con il dover salvare il mondo. Una figata totale. Così ho approfondito l'autore leggendo anche Extremity e pure Due Powerbomb, altro fumetto che mi è piaciuto tantissimo, e ho avuto anche l'occasione di incontrare Daniel Warren Johnson al Comic Con di Napoli nel 2023, dove ho approfittato, mi sono fatto schiacciare anche Murder Falcon, che è il mio fumetto preferito, e quindi figata veramente totale. Di conseguenza mi sono comprato un po' tutto quello che era uscito in Italia di Daniel Warren Johnson, ovvero Wonder Woman Terra Morta, The Ghost Fleet e anche Jurassic League. Tra l'altro questi ancora devo leggerli. Poi arriva, ragazzi, Transformers. Mi sono preso subito il primo spillatino, proprio appena uscito, e mi ha fatto totalmente impazzire, perché qui entra in gioco anche l'effetto nostalgia, del quale parleremo più avanti in questo video. E neanche dire che sto aspettando praticamente il primo cartonato che mi arrivi per tuffarmi totalmente nella lettura anche di questo fumetto. Sono così preso bene con questo Energon Universe che mi sono letto anche Void Rivals. Anche questo mi è piaciuto davvero tantissimo, quindi penso che seguirò più cose su questo filone. Altro problema che ho avuto approcciandomi al mondo dei comics è che non sono mai stato appassionato di un qualche supereroe in particolare, e logicamente si taglia fuori tanta roba. In tutta sincerità, le storie supereroistiche non mi attiravano, non mi facevano impazzire, e quindi non riuscivo a capire da dove iniziare. Allora ho tentato anche qui un altro approccio, il secondo, che è stato trovare comics che trattavano tematiche che potevano interessarmi, e ho scoperto tante letture interessanti. Partendo un po' da storia sulla teoria del complotto, ho iniziato The Department of Truth, che mi ha colpito davvero molto, soprattutto per la trama e per i suoi disegni davvero eterei, molto particolari. Il primo volume me l'ha regalato il mitico Fabione, che voleva farmi iniziare con i comics a tutti i costi, e devo dire che mi è piaciuto così tanto che mi sono preso poi anche altri 3 volumi tra sconti e occasioni varie. Stesso approccio per Undiscovered Country, altro fumetto fantastico che racconta un futuro distopico, un'avventura attraverso gli Stati Uniti, che sono diventati un paese totalmente isolato dal resto del mondo e diviso in diverse aree molto diverse tra loro. Una storia focalizzata sulla ricerca di verità passate e anche sulla ricerca della cura di una strana malattia. Figata, praticamente mi sono preso i primi 4 volumi
Ho già letto i primi due, con il volume 5 in uscita che prenderò assolutamente. Su questo filone ho ragionato anche un po' diversamente. Sono partito da qualcosa che mi piaceva davvero tantissimo, ovvero Dune. Avevo amato il film vecchio di Lynch, ma anche tutta la nuova filmografia mi sta piacendo tantissimo. Allora ho deciso di approfondire questo mondo attraverso i comics. Mi sono preso e letto la Omnibus, La casa degli Atreides, che mi è piaciuta davvero tantissimo. Racconta la storia di Leto Atreides, il padre di Paul, che è il protagonista invece del film, quindi è praticamente un prequel. E visto che mi è piaciuto così tanto, mi sono preso altri due volumi che devo leggere ancora, ovvero I racconti di Arrakin e Le acque del Canli. Comunque, un altro universo super interessante, assolutamente da approfondire. Passiamo all'approccio successivo, dove ho deciso di provare alcuni grandi classici e grandi autori. Così mi sono preso un paio di cose di Frank Miller, tipo 300 e anche il primo volume di Sin City. Devo leggerli entrambi, ma gli ho dato già un'occhiata e sono sicuro che sono cose che mi piacciono. In particolare di Frank Miller, appena uscito, mi sono preso anche Il ritorno del Cavaliere Oscuro, perché usciva praticamente a 1,99 per la collana di Hachette su Batman, quindi il prezzo faceva davvero tanta gola. Questo l'ho letto e l'ho apprezzato molto, ve ne ho già parlato nelle videoletture, quindi proseguirò assolutamente anche con le letture di Frank Miller. Per la stessa collana di Batman ho preso altri due volumi, ovvero La corte dei gufi e anche Batman il lungo Halloween, che sicuramente mi aiuteranno un po' ad approfondire il mondo di Batman, e visto che comunque sono scritti e disegnati da grandi autori, mi permetteranno anche di conoscere qualche autore in più. Altro autore, Charlie Adlard. Ho approfittato del fatto che era ospite al Nerd Show a Bologna ed ero molto interessato alla sua nuova opera Damned the Mole, perché mi piacciono comunque le storie sull'occulto e anche i personaggi molto tormentati. Quindi ho approfittato per prendere questo fumetto e anche per farmelo schecciare. Mi sono preso poi, quando è uscito, anche il volume 2. Questo lo sto leggendo, mi sta piacendo davvero tanto. E a Bologna mi sono preso anche The Walking Dead Guerra Totale, l'edizione prova d'artista, perché mi sembrava una figata, mi attirava tantissimo il fatto che era disegnato praticamente tutto con le matite, e ho approfittato anche per farmi autografare pure questo. Quarto e ultimo approccio è stato sfruttare l'effetto nostalgia, ovvero andare a ricercare serie che mi avevano appassionato in passato, in particolare quando ero ragazzino, magari con altri media, soprattutto i vecchi cartoni animati, e cercare magari di leggermi qualcosa su questo filone. Mi sono quindi avvicinato al franchise delle Tartarughe Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles, che da bambino amavo totalmente, e mi sono letto L'ultimo Ronin, storia incredibile che racconta tra l'altro un po' il finale delle Tartarughe Ninja, molto crudele e toccante tra l'altro. Mi sono letto anche un crossover molto divertente con un altro franchise che amo, ovvero Street Fighter, quindi Teenage Mutant Ninja Turtles vs Street Fighter. Questo in Italia non è uscito, infatti l'ho letto in inglese, insomma è stata un'altra lettura molto divertente. Poi tra sconti, occasioni varie, ho iniziato anche il recupero dell'edizione deluxe delle Tartarughe Ninja, quindi mi sono preso questi primi 5 volumi, che sono tra l'altro una figata pazzesca, davvero davvero fighissimi, e questo non vedo l'ora di iniziarla, però ancora ci vorrà un pochino. E ho preso anche il primo volume della serie Classic, che sta tornando con una nuova edizione, anche queste sono veramente una grandissima figata. Tra l'altro questi disegni così vintage mi fanno impazzire. Detto questo, credo che continuerò ad esplorare questo mondo delle Tartarughe Ninja. Altra nostalgia pazzesca, quella per le vecchie serie Disney. Ho conosciuto Carlo Sidlauro, che lavora a Darkwing Duck, quindi mi sono preso il primo spillatino americano, tra l'altro è una variant cover schecciabile che mi sono fatto schecciare da lui. Me lo sono letto e mi è piaciuto un casino, quindi appena sono andato in Inghilterra mi sono preso proprio il primo volume di Darkwing Duck, della saga alla quale lui ha lavorato, che dovrebbe arrivare a breve anche in italiano. Rovistando un po' nel catalogo dello stesso editore, ovvero Dynamite, ho visto che stavano facendo anche una serie sui Gargoyles, altro cartone Disney che amavo. Questo non è uscito in italiano, quindi me lo sono preso in inglese in Inghilterra per approfondire anche questo mondo dei fumetti Disney e per riprendere un po' quelle serie che amavo. Quindi questi sono i quattro approcci diversi con i quali mi sono avvicinato al mondo dei comics da lettore 100% manga. Spero che questo video vi sia piaciuto e che questi consigli vi possano comunque essere utili, magari per espandere il vostro parco letture. Alla fine è bello leggere cose diverse e trovare delle chicche che magari ci appassionano. Come sempre vi chiedo di fare quelle 4-5 cose importanti per il canale, come lasciare un bel like sotto il video, così il video vola. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, è un supporto importantissimo. Facciamo crescere la community che trovate
trovate anche nel gruppo Facebook di Nerdy. Entrate, venite a postare i vostri acquisti, venite a parlare con noi di manga, vi divertirete, vi lascio il link in descrizione. In descrizione trovate anche il link al mio canale Twitch, dove sono live molto spesso, e il link al canalino Spammino Telegram, un canale Telegram dove scrivo tutto quello che faccio online, quindi se vi iscrivete non vi perdete più niente. Concludo come sempre con il mio contatto social, ovvero la mia pagina Instagram michelemario86. Passate su questa pagina dove troverete anche altri contenuti e lasciate un bel segui e magari scrivetemi in DM. Vi ricordo che da poco sono anche su TikTok, quindi passate a fare un salto anche lì e seguitemi. Detto questo, direi che anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!